tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Sono stabili ma gravi le condizioni del 67enne colto da malore mentre passeggiava sul molo a Fano e salvato da un carabiniere ed un medico di passaggio. Pesaro nel mirino di alcune bande di ladri, aumenta la preoccupazione tra la gente, intanto resta in carcere la banda arrestata dalla polizia. Sarà Andrea Giomaro, il mago degli effetti speciali del cinema, a ricevere giovedì Grasso la fascia da sindaco del Carnevale di Fano. A Fossombrone, studenti, professori e detenuti del carcere insieme per uno spettacolo teatrale. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Sono stabili ma gravi le condizioni del 67enne che è stato colpito da un malore mentre passeggiava sul molo di Levante ieri pomeriggio intorno alle 17. Nel bollettino medico diffuso oggi dal reparto di anestesia e rianimazione di Marche Nord, diretto dal dottor Michele Tempesta, si legge che il paziente è in coma farmacologico, versa tuttora in pericolo di vita. Determinante però, conclude il primario, il lavoro svolto dai primi soccorritori che gli hanno permesso di rimanere in vita. Il pensionato era stato sottoposto prima ad un massaggio cardiaco da parte di uno dei carabinieri accorsi sul posto e poi a una respirazione bocca a bocca di un medico che passava nelle vicinanze. Nella centralissima via Montevecchio a Fano i rifiuti di un cantiere hanno trasformato la via in una discarica a cielo aperto, scatenando la protesta di residenti, commercianti e di alcuni politici. Via Montevecchio e via Alavolini sono due strade nel cuore della città di Fano. Ultimamente sono state interessate da due cantieri per opere di diversa natura, ma che in pratica hanno tenuto sotto scacco la zona per diverse settimane. Quello che ha fatto però indignare residenti e operatori commerciali di queste due strade e anche qualche esponente politico attento osservatore di ciò che accade in città sono le modalità con cui sono stati portati avanti i lavori e la gestione delle autorizzazioni e disposizioni dettate dall'amministrazione comunale, che hanno imposto un'operatività discutibile soprattutto in questi ultimi giorni in via Montevecchio alla ditta che sta eseguendo i lavori, soprattutto per come stoccare e smaltire i materiali inerti di risulta, creando forti malumori in chi risiede nella via, ai quali si sono aggiunti poi anche quelli portati dai furbetti che, tanto dato che la roba c'è, quasi quasi ci lascio anche la mia, e giù di vecchi ombrelloni e immondizia. Il tutto poi ammassato a ridosso delle mura della residenza vescovile che, certo, non hanno dato un'immagine edificante a chi è passato per la via in questi giorni, compreso anche quelli di domenica, per il carnevale. Il Comune dovrebbe essere più presente quando ci sono questi lavori. Io penso che sia il Comune che gli abbia dato il permesso di aver fatto un cantiere, diciamo, open come questo, che io dico la verità, la prima volta che lo vedo, ma non solo nei centri storici, ma anche fuori. Se tu vai anche nelle campagne o nell'internet, eccetera, non trovi situazioni di questo genere. In queste ore la ditta si sta effettuando lo smaltimento, ma i residui del cantiere hanno lastricato il porfido della strada di una sottile polvere bianca. Insomma, il peggio sul peggio. Oggi voi, come potete constatare, da via Lavolini, partendo da via Montevecchio, abbiamo un 60, 70, 80 metri che praticamente sembra una strada disastrata. Io ormai la chiamo la strada, la via bianca, perché è piena di polvere e a noi questo qui ci dà un danno notevole, perché ci continuano, quando capitano i clienti, con i piedi impolverati non facciamo altro che pulire. Passano le macchine, alzano la polvere e io dico, questo è solo un fatto di buon senso, perché ci vuole poco a far passare un camion con dell'acqua o quel macchinario che hanno durante in piazza, che puliscono dopo il mercato. E io mi auguro che chi di dovere prenderà posizione su queste cose
e un'attenzione in più. Io dico, se qualcuno viene a vedere questa via e se tu gentilmente puoi fare una ripresa di questi disuasori qui o dalla parte qua di via Montevecchio, è tutta da rida, come dice la Fan. Intervento spettacolare questa mattina dei Vigili del Fuoco di Cagli sul tetto della cattedrale adiacente Piazza Matteotti per rimuovere alcuni coppi danneggiati dalle forti raffiche di vento dei giorni scorsi. Grazie ad alcune tecniche speleoalpine, la squadra passando attraverso il campanile della chiesa dopo aver effettuato un sopralluogo e senza l'ausilio dell'autoscala è riuscita a raggiungere le parti danneggiate del tetto e a metterlo in sicurezza. L'intervento dei vigili di questa squadra composta da 5 unità è durato meno di 2 ore. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Cagli che hanno chiuso al traffico, al transito per ragioni di sicurezza la strada sottostante. Adesso andiamo a Pesaro invece, perché in queste settimane sembra essere finita un po' nel centro, nel mirino dei ladri, di alcune bande di ladri che stanno imperversando in queste settimane appunto. E intanto restano in carcere i 3 giovanissimi arrestati dalla polizia. Arrestata banda di giovani accusati di almeno 6 furti notturni e i danni di attività commerciali nel pesarese. La notizia della predisposizione cautelativa in carcere dei 3 ragazzi ha tranquillizzato in parte l'opinione pubblica, scaturita da una serie di razzie e danni dei commercianti, generando un allarme sociale anche tra i cittadini. Nel mirino dei ladri non solo batterie di cioccolato, fondo cassa, ma la baby gang ha mirato anche moto, gratte, vinci e slot. Gli inquirenti in queste settimane procedono nel reperire più elementi possibili di collegamento, verificati anche nei colpi messi a segno utilizzando camion e furgoni per sfondare le vetrate, come è accaduto di recente allo storico bar Vampa a Muraglia. C'è poco controllo, c'è tutto libero, quindi nessuno ci interessa, lasciano fare quello che vogliono. Bisognerebbe aumentare la polizia e aumentare anche lo stipendio alla polizia, e anche le telecamere, tutto, l'illuminazione. E i controlli ce n'è pochissimo, una volta c'erano tanti vigili qui, adesso non ce n'è più nessuno, non se ne vede più, se ne vede passare qualcuno ogni tanto. Direi la cosa più ovvia, aumentare la presenza dei militari, la polizia, i carabinieri, anche perché è un fenomeno che non è tanto della gente locale, ma la gente che viene di fuori e pratica questa attività. Le razzie sono state eseguite anche in alcune pizzerie e bar della zona campus di Pesaro. L'una e mezza di notte hanno sfondato la finestra e poi dopo hanno svaligiato ovviamente la cassa con 200 euro dentro di monete e fondo cassa. Tutte le cassetti rovesciati, tanto fan così, ormai lo sappiamo. Cos'altro? Per fortuna nel male è andata bene che non hanno rotto vetri, queste cose qua. Quindi niente, così. È la prima volta che capita nel vostro esercizio? Qua sono venuti 2 o 3 volte nell'arco degli anni. Qualche volante della polizia ogni tanto che gira, un pochino ci vorrebbe, anche di notte, specialmente il venerdì, sabato, domenica, quando vedi anche una pattuglia, un pochino questi si allertano. La presentazione del progetto regionale della ciclovia del Metauro, prevista accanto al tracciato della ferrovia dismessa Fano-Urbino, non è piaciuta alla Lega, che invece spinge per il ripristino della vecchia ferrovia. E che ha visto la presenza al tavolo del sindaco di Colli al Metauro, Stefano Aguzzi, come fumo negli occhi. Sentiamo la dichiarazione del segretario della Lega, Ludovico Doglioli. La ciclovia è una infrastruttura che va a incidere troppo sulla ferrovia. La ferrovia del Metauro è una infrastruttura che è stata abbandonata e però ha un tracciato straordinario perché ci permette di arrivare a Urbino senza dover fare niente se non una manutenzione anche straordinaria di alcuni tratti. Farci sopra una ciclovia è la cosa più dannosa, perché vuol dire abbandonare completamente un sedime importantissimo di un'infrastruttura. Già che ci mancano le infrastrutture, credo che non sia assolutamente il caso.
Ecco, la cosa che non vi è piaciuta neanche è stata la presenza di Aguzzi al tavolo. Certo, non ci è piaciuto anche perché noi avevamo fatto già a luglio scorso un incontro con i sindaci della Vallata del Metauro proprio per parlare di questa iniziativa che si palesava nell'area di fare una pista ciclabile adiacente alla ferrovia. Abbiamo convenuto che forse fare una ciclovia per l'entroterra sarebbe molto interessante dal punto di vista turistico, però lungo il fiume. Noi abbiamo bisogno di mobilità nella nostra provincia, abbiamo bisogno di avere più treno per ridurre anche le polveri sottili che ci sono in città, abbiamo bisogno di più mezzi pubblici. Quindi la sua partecipazione non è stata assolutamente, a mio avviso, né concordata con noi e neanche, diciamo, è stata forse un po' uno strappo nei confronti del centrodestra. Tra l'altro la ferrovia Fano-Urbino rientra nel piano delle RFI per le ferrovie storiche, quindi si può fare benissimo la cosa. Assolutamente, intanto dobbiamo andare verso un trasporto più diciamo pubblico, più integrato anche. Potrebbe essere una bellissima o ferrovia storica oppure anche una metropolitana di superficie che mi collega la Valle del Metauro con la costa. Ma un trasporto pubblico serve per l'anziano, serve per il disabile, serve per tutta una serie di categorie di persone che non possono andare in bicicletta. Credo che le due cose possano assolutamente convivere, però non adiacenti, perché l'una mangia l'altra e quindi non va bene. E adesso apriamo la pagina del Carnevale, uno degli appuntamenti più attesi della seconda domenica che si è appena conclusa è stato sicuramente quello dedicato agli amici a quattro zampe. Non è stato solo un'occasione in più per far festa o rendere ancora più colorato e animato il corso e la piazza 20 settembre. Un carnevale da cani è ormai entrato a pieno titolo nel palinsesto della manifestazione carnascialesca fanese ed è attesissimo e gettonatissimo dai cinofili. Ma è soprattutto un modo per focalizzare l'attenzione delle persone e fare sensibilizzazione sulle adozioni degli amici dell'uomo e soprattutto quelli portati al canile. Infatti erano presenti in piazza i responsabili del canile Melampo con diversi ospiti quadrupedi della struttura e i collaboratori debitamente mascherati, ma non a caso. Abbiamo deciso di vestirci da Barba Papà, famiglia Barba Papà, perché il messaggio della famiglia Barba Papà è un messaggio molto bello, è un messaggio di apertura, è un messaggio di aiuto, di comprensione. Allora siamo in compagnia di un bellissimo gruppo, sia dai conduttori che anche dagli animali. Che razza bellissima è questa? Dunque, questi sono bovari del Bernese, sono cani svizzeri, ormai sono presenti da tutte le parti perché è una razza molto amata, soprattutto è diventato un cane da famiglia, mentre prima era un cane da fattoria. Anche voi, complimenti per la scelta del costume. Grazie. Siete degli elfi? Dunque, no, siamo delle fate del bosco con delle farfalline. Infatti, le fate del bosco, più che farfalline direi delle farfallone. Sì, non molto leggiadre come farfalle, però dai, era carina l'idea, no? Appunto, bello. Di questo contrasto tra la pesantezza dell'animale, no? E la leggiadria della farfalla. La farfalla. Loro, da raccolta differenziata, certo. La raccolta differenziata, ovviamente il vetro, il metallo e la plastica. Scalati proprio a pieno nel tema. Oh, complimenti. Grazie. Scusi, ma vola anche? Vola? Magari volasse. Magari volasse. Bisogna farlo. Il mantello ce l'ha per il momento, poi vediamo. Lui cerca Wonder Woman, dice Wonder Woman dov'è? Perché non c'è? Mi attrezzerò il prossimo anno per portargli anche Wonder Woman. Uno c'è e gli altri 100 che fine hanno fatto? Li abbiamo lasciati a casa. A casa, troppo impegnativi. Troppo impegnativi, è bastato uno rappresentativo. Vabbè, complimenti. Grazie. C'era un gemellaggio, il rinnovo di un gemellaggio sempre domenica mattina nel programma della seconda domenica, quello tra l'ente carnevalesca e la Argos, l'associazione Forza di Polizia.
Rinnovato anche quest'anno per il terzo anno consecutivo il gemellaggio tra Argos, Associazione Forze di Polizia e Carnevale di Fano. Al Palazzo del Carnevale è venuta la firma dell'atto tra i due enti interessati. Quest'anno donerò ad Argos Forze di Polizia la cittadinanza onoraria di Fano Città del Carnevale, non solo perché le forze dell'ordine sono vicino alla nostra manifestazione, ma anche perché condividono gli stessi obiettivi sociali. Siamo ormai da 3 anni gemellati, vogliamo continuare questo rapporto di collaborazione e soprattutto di obiettivo, che è un obiettivo solidale, perché i nostri carnevali sono sempre carnevali che hanno uno sfondo sociale. L'Associazione Forze di Polizia ha organizzato quest'anno l'11ª edizione di una grassa domenica, una festa di carnevale a Roma con un ricco programma tra cui tema centrale sarà l'ecologia e il rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema in sintonia con il tema scelto dal carnevale fanese. Sarà possibile vedere all'interno della location romana Oasi Park la statua del simbolo del carnevale di Fano, il Vulon, concessa dall'ente in occasione del gemellaggio. Quest'anno gemellati più che mai col Carnevale di Fano con il discorso legato all'ambiente. Con noi ci accompagna ovviamente la Guardia Nazionale Ambientale, il dirigente superiore Alberto Raggi. Sarà il mago degli effetti speciali del cinema, Andrea Giomaro, il sindaco del Carnevale di Fano. L'investitura giovedì grasso in piazza 20 settembre. Un altro appuntamento cruciale del carnevale si avvicina a grandi passi. È tutto pronto quindi per il giovedì grasso 2020, organizzato dall'ente carnevalesca e dallo studio K Artone di Fano, che oltre ad aver organizzato e realizzato il Pupo 2020 totalmente in cartone, si è occupato di realizzare tutti gli appuntamenti della giornata dedicata ai bambini. Ovviamente durante il giovedì grasso ci sarà il momento della consegna delle chiavi da parte del sindaco Massimo Seri a me, e poi io lo accederò a quello che sarà quest'anno il sindaco del Carnevale, Andrea Giomaro. Dopodiché vi aspettiamo lunedì 23 per il Consiglio Comunale del Carnevale congiunto con il Consiglio dei Bambini, e se ne vedranno delle belle. Per questa edizione la fascia andrà quindi ad Andrea Giomaro, eccellenza fanese che vanta la vittoria di un David di Donatello per gli effetti speciali e le collaborazioni con i registi del calibro di Ridley Scott, mago degli effetti con un'anima ambientalista, suo il museo dei riciclosauri al Furlo, e quindi sindaco del carnevale più calato di così nel tema di quest'anno non poteva esserci. Il tutto però partirà alle ore 15 con una piazza divisa in diversi settori. Abbiamo pensato di mettere una sfilata che partirà alle 3 da Piazza Costanzi, e di mini carretti costruiti in cartone insieme a Liceo Nolfi e Apolloni. È stata una collaborazione bellissima, ci sarà un altro carretto costruito insieme alla Scuola Media Gandiglio, in testa il carro del mondo del Liceo Nolfi e Apolloni, e per finire un bambino di Pesaro ha costruito un carretto meraviglioso a casa con il papà e chiuderà la sfilata. E a quel punto la piazza si dividerà in due grandi aree, un'area ludica con laboratori che ci caratterizzano, quindi pittorici, sempre con il riciclo dei materiali e di costruzione, un'area movimento dove abbiamo rinnovato la collaborazione con Adriatic Ball, quindi ci sarà la rampa, e poi da Roma ho chiamato una delle 3 giostre in Italia a pedali, quindi una giostra ecologica. Il palco lo stesso, abbiamo pensato di ovviamente fare sempre un'attività che coinvolgesse i bambini e per i bambini, quindi ci sarà uno spettacolo di Sandro Fabiani con Kitty Nicolini e Marco Florio, racconteranno 3 fiabe, e è un momento bellissimo ovviamente. E poi ci saranno i bambini del coro Mani Bianche, Libera Musica e Montessori, che chiuderanno il giovedì. La giornata poi si concluderà al Palazzo del Carnevale in musica, dove alle 21.30 si esibirà Dave Orlando in una serata intitolata Musica e Parole, il tutto condito da aneddoti di vita dentro e fuori dal palco. Voci dalla memoria è uno spettacolo teatrale realizzato nel carcere di massima sicurezza di Fossombrone con un cast eccezionale composto da professori, alunni e i detenuti, alcuni detenuti del carcere. Come nasce questo progetto di coinvolgere alcuni vostri studenti che sono all'interno dell'Istituto di Pena in questo progetto così interessante?
L'idea è scaturita dalla prima visita presso la casa di reclusione di Fossombrone, quindi assolutamente un'idea estemporanea. Nel momento in cui ho visitato, ho avuto modo di visitare, grazie alla disponibilità di tutto il personale del carcere, che approfitto appunto per ringraziare, appena ho avuto modo di visitare il teatro che hanno a disposizione all'interno del carcere, ho pensato fosse il luogo ideale per poter porre in essere una iniziativa di inclusione culturale tra gli studenti che vivono nel carcere di Fossombrone, nella casa di reclusione, e gli studenti che frequentano gli indirizzi professionale e tecnico del nostro istituto. Ciò che mi animava in quest'idea era la possibilità di far sì che, al di là di ogni stereotipo, quindi al di là delle differenze che esistono e di inevitabili confini fisici, si potesse invece superare tutto questo per essere uniti in una splendida forma di umanità. Com'è nata l'idea di unire Shoah e Foibe, insomma, per rappresentarla in teatro? Allora, l'importante era tenere vivo la memoria della nostra storia passata, degli eccidi, delle pulizie etniche, soprattutto tenere vivo appunto la memoria affinché non si ripeta quello che è stato. E l'idea è venuta proprio dal fatto che c'è ancora il negazionismo diffuso. L'indifferenza, come dice Liliana Segre, la cosa che fa più male è l'indifferenza. E bisogna combatterla, soprattutto nelle scuole, perché sono i ragazzi a dover tenere viva la memoria. È stato subito accolto positivamente, ho avuto una collaborazione totale da parte degli studenti esterni al carcere e gli studenti detenuti. E, è stata un'esperienza positivissima. Che cosa le rimane di questa esperienza? Soprattutto mi rimane l'aver instaurato un rapporto bellissimo con tutti gli studenti, e, detenuti e non, e sono crollate proprio quelle barriere che magari si pensa ad avere, no? Prima di affrontare il percorso. È stata un'esperienza bellissima per me da ripetere. Tra poco una nuova puntata di Guarda chi c'è e poi Sviluppo Marche. L'informazione torna domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa, un'occhiata ai giornali. Adesso la pubblicità, le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.